può dire che è la replica dell'occasione che non riuscì a avere da giocatore 25 anni fa? Sì, spero che sia questa, perché onestamente quando ho ricevuto la telefonata in giornata lunedì mi è venuto un brivido, perché comunque 25 anni fa sognavo di diventare protagonista con questa maglia. Poi, soprattutto per colpa mia, non ci sono riuscito, perché ero un capoccione, un ventenne presuntuoso che voleva tutto subito. Nelle prime difficoltà ho preferito cambiare, perché probabilmente quella, concedetemi, quella presunzione mi ha anche portato poi ad arrivare, quella fame, quella voglia di arrivare a tutti i costi. Però onestamente qui ho avuto fretta, dopo 4-5 mesi, a novembre, credo c'era ancora la sessione di mercato a novembre, alla prima richiesta chiesi di andare via, perché comunque non giocavo molto e forse non giocavo magari nel ruolo idoneo. Però detto questo, sono rimasto con la mano in bocca, perché avevo perso un'occasione, ci avevo messo 2 anni per arrivare in Serie B, una piazza del genere, è stato un pochino un rammarico. Poi nel tempo mi sono pentito di quella scelta, perché comunque ho esordito in Serie B con questa maglia, in questo stadio, perché in una partita casalinga è stata un'emozione incredibile, pari a quella dell'esordio in Serie A. Quindi sono delle tappe che segnano noi calciatori, ex calciatori in questo caso, e per me Cesena è stata una tappa comunque segnata nella mia storia. La possibilità di poter sedermi su quella panchina che non amavo da calciatore, perché avrei voluto essere in campo, oggi è diventato un sogno da poter realizzare. Ma ci tengo a precisare, non mi basta essere arrivato qui e mettere la felpa, lo stemma del Cesena, ma farò di tutto per lasciare un segno molto diverso da quello del